Un ponte nato tra due estremi. Il cordoglio per 43 vittime di quel tragico 14 agosto quando crollò il ponte di Genova e l'orgoglio di una nazione che prova a rialzarsi. È nato così un ponte del nostro tempo, il docufilm del regista bitontino Raffaello Fusaro, voluto da Fincantieri e presentato di recente al Festival del Cinema di Roma. Un caleidoscopio di emozioni, commozione, fierezza collettiva e testimonianza di passione italica per il lavoro, un inno al costruire che si oppone alla distruzione. È stato difficile raccontare sintetizzare quello che io avevo visto con i miei occhi. Io sono andato a Genova più volte nel corso di un anno, tante volte. Poi c'è stato il lockdown, c'è stato un'alluvione che ha invaso Genova. Quindi, diciamo, sono state tante le condizioni proprio di difficoltà per raccontare un cantiere che non si è mai fermato. Un lavoro cominciato con il taglio della prima lamiera l'11 marzo 2019 fino al varo dell'ultimo impalcato il 28 aprile 2020, che ha tenuto impegnati ingegneri, tecnici e maestranze arrivati da ogni parte d'Italia per ben 7 mesi. Un docufilm quindi che racconta la costruzione assieme alla testimonianza collettiva ed emotiva. Un affresco di sentimenti che hanno guidato gli operai che come pietre miliari hanno sorretto con tenacia il ponte. Subito ho capito che avevo di fronte qualcosa di eccezionale, come se stessi assistendo a una cattedrale che stavano costruendo, una cattedrale del mio tempo. E quindi quando ho visto quei lavoratori che da nord a sud, e ho visitato gli stabilimenti in varie parti d'Italia in cui venivano realizzati questi pezzi di ponte, ho pensato subito che questa storia dovesse essere raccontata in un film. E poi ha messo insieme tutta l'Italia, perché hanno lavorato 1000 persone a questa, 1000 ingegni, 1000 braccia, e 1000 mani, 1000 sguardi tra ingegneri, tecnici, operai, diciamo con varie specificità. Fusaro dunque ha unito immagini di repertorio a girato originale, dal ponte ancora ignaro della tragedia che stava per abbattersi sulla città fino a quelle del crollo, delle macerie, ai soccorsi, al lutto. Tutto culmina con il racconto fatto dall'archistar Renzo Piano, ripreso con lo sfondo del mare di Genova. È stato uno degli incontri più belli della mia vita. Io sono molto fortunato, dico sempre, perché comunque riesco ad avere degli incontri diciamo abbastanza eccezionali, che faccio anche fatica poi a descrivere, però quello di Renzo Piano è sicuramente uno degli incontri più incredibili, perché è una persona di una dolcezza e di una semplicità che si addice solo ai veri grandi. Tra l'altro Renzo Piano ha progettato gratuitamente questo ponte, quindi per una volta l'Italia ha dimostrato che non cade soltanto a pezzi ma può anche rialzarsi. A far da cornice per la narrazione infine le note jazz di Danilo Rea al pianoforte, che ha suonato sotto al ponte in quella che ora si chiama Radura della memoria. Questo ponte dunque rappresenta la possibilità di edificare e poter fare poesia, la voglia di costruire qualcosa di bello per il domani.